3, 2, 1, prova. Buongiorno cari allievi. Con questo video l'intento è di introdurvi all'esecuzione, diciamo così, e anche alla spiegazione dell'utilità di quelle che sono le realizzazioni di una serie di RAF. Insieme alle serie di RAF sappiamo che dobbiamo accostarci anche i cosiddetti headline o claim. I RAF, il loro corrispettivo, se vogliamo, è anche sketch, come si usa dire adesso, parliamo appunto in questo caso appunto di una serie di RAF legate alle campagne pubblicitarie. In merito a quello che dovrete fare, appunto, parliamo di una serie di RAF per adesso eseguiti interamente a mano per garantire una certa velocità, una certa libertà di movimento. E per far meglio capire qual è la loro utilità, io mi avvalgo di una campagna che ho realizzato con una compagna di corso all'università a suo tempo per un concorso che non abbiamo vinto, ma questo non vuol dire che il lavoro non ci abbia soddisfatto. Questa è una cosa che dobbiamo imparare. Uno non fa un concorso o qualcosa solo necessariamente per vincere a tutti i costi. In concorsi, appunto, non sempre si vince, anzi, spesso e volentieri si fanno vari tentativi. Però bisogna imparare a farli perché appunto uno si deve imparare a mettere in gioco, ok? E questo non vuol dire che il risultato poi ottenuto non sia un risultato comunque valido, e questo è uno dei casi, appunto, con i docenti, concordavamo che era comunque sia un lavoro ben riuscito, diciamo così. E quindi vale la pena, insomma, che ve lo faccio vedere così vi rendete conto anche di come si può lavorare. Allora, questo progetto era un progetto legato a questa marca sportiva che si chiama Umbro. Ok? Umbro è appunto una marca di abbigliamento sportivo, se non sbaglio fa parte di Nike. Vabbè, se mi sbaglio poco importa. E diciamo così, appunto, fa soprattutto abbigliamento sportivo, soprattutto scarpa sportiva da calcio. Cosa chiedeva Umbro? Umbro chiedeva di fare una campagna volta a promuovere il fatto che è uscita una linea di scarpe che non sono più scarpe da calcio, ma sono scarpe per andare normalmente in strada, sneakers, diciamo così, ok? Quindi scarpe di moda, ok? Da girare come usiamo noi adesso ormai, usare normalmente delle scarpe cosiddette da tennis, ok? Quindi questo era il nocciolo della campagna. Adesso ci sono le scarpe Umbro per andare in giro per strada normalmente. In accordo con il nostro docente, noi ci siamo concentrati sull'idea del fatto che il tacchetto non c'è più, ok? Quindi la relazione tra scarpe e tacchetto si interrompe. Quindi questo è stato il nocciolo della campagna, il tacchetto non c'è più, ok? Che poi a livello di claim è diventato stud not need, ok? Il tacchetto non serve, va bene? Di qui io ho sviluppato una serie di RAF, ok? RAF appunto sono una serie di disegni a mano. Giusto per farci capire, anche perché in realtà io a fare queste cose mi diverto e mi aspetto che anche voi vi divertiate, vi faccio proprio vedere proprio l'oggetto è questa cosa qua, ok? Questa serie di disegni realizzati a manina. Ovvio, è un po' di anni che disegno così, quindi forse riesco anche a rendere un po' meglio rispetto ad alcuni di voi, alcune idee, però ciò non toglie che anche voi possiate farlo. Tra l'altro, io adesso qui ho una fotografia che ho fatto, mi l'ho riportato dietro, c'erano altre prove, qui avevo scritto anche delle bozze di headline, di claim, ok? Avevo fatto altri tentativi, altri bozzetti. Ok, quindi insomma non mi sono preoccupato troppo di fare una cosa bellissima, ok? Mi sono più che altro preoccupato di buttarvi tante idee, ok? E questo è stato un po' il risultato, va bene? Quindi anche qui un certo richiamo alla manualità, va bene? Allora di qui partiamo da questo, cioè stud not need, ci concentriamo un po' su quell'idea lì e di qui ho sviluppato questa serie di RAF. Da cui poi ne sono stati selezionati alcuni, non è che li abbiamo presi tutti. Allora, io adesso vado a ingrandire un po' con la lente per cercare un po' di analizzare,
alcune idee che avevo un po' messo giù. Allora, diciamo che ci sono un po' una serie di filoni. Alcuni si concentrano sul fatto che il tacchetto, finalmente libero dall'onere di supportare la scarpa, si può divertire con la scarpa. Uno, un filone legato al tacchetto che si sente tradito e si vuole vendicare, e un filone, diciamo così, più legato al fatto che il tacchetto va un po' in depressione, in isolamento, dato dal fatto che la scarpa adesso è libera. Oppure più direttamente il tacchetto che inconsapevole del fatto che la scarpa adesso può fare anche meno. Allora, qui vediamo alcune prove. Qui, appunto, guardiamo questo qua in alto, abbiamo una soggettiva della scarpa data dalle stringhe che sembra che sia stata suonata di botte dal tacchetto che qui vedete tipo incontro di box o comunque appunto incontro di, non so, di box clandestino o qualcosa del genere. Quindi, e qui ho messo giù una specie di claim, a lasciare certe amicizie, ci vuole coraggio, qualcosa del genere. Qui, per esempio, sempre soggettiva della scarpa che apre la porta, qui c'è tipo un po' una banda di teppisti, tacchetti che vogliono un po' malmenare la scarpa. Sempre soggettiva, qui un po' più stile mafioso, certe amicizie, sono difficili da interrompere, quindi un po' l'idea del mafioso che insomma è bene non abbandonarlo. Stessa idea, cerchiamo di prendere un po' tutte quelle legate alla vendetta, qui la scarpa che viene un po' calata nel cemento, qui la scarpa che viene uccisa nel bagno proprio in modo mafioso, non tutti i legami si interrompono facilmente, ok? Qui la scarpa che addirittura viene punita e frustata, stessa roba qui, qui però c'è la fila dei tacchetti che aspettano il loro turno per vendicarsi, qui abbiamo la scarpa messa alla gogna e qui sempre il tema della scarpa che viene un po' calata nel cemento. Va bene? Quindi qui è un po' più il tema della vendetta. Ce n'era un altro un po' legato invece alla vendetta, diciamo così, un po' più adolescenziale, che invece è la scarpa che... La scatola della scarpa che viene imbrattata di insulti e infamate, come se appunto il ragazzo che viene abbandonato dalla ragazza che si può prendere un po' la mano e gli va a scrivere davanti a casa una serie di insulti che vogliono essere tutto sommato anche un richiamo d'amore o qualcosa del genere. Quindi qui c'era un po' questo tema qua. Altro filone che era stato sviluppato invece era quello di dire, un po' più diciamo positivo, era quello della scarpa che si va a divertire insieme ai tacchetti. E quindi abbiamo i tacchetti che vanno a ballare con la scarpa, sempre qui la soggettiva delle stringhe, come se la scarpa ballassero insieme. Qui abbiamo addirittura tipo le papete, ok, o quello che volete, i festini, la scarpa che va al cinema insieme ai tacchetti. Qui abbiamo i tacchetti da soli che bevono una birra e qui invece c'è una soggettiva che della scarpa che anche lei sta bevendo una birra insieme ai tacchetti. Ok? Qui addirittura abbiamo la scarpa che guida la macchina intanto che i tacchetti sono dietro, sfruttando l'espediente un po' dello specchietto per far vedere che sono in piedi. Quindi sempre qui invece il tema del divertimento. Altro tema che ho sviluppato, per esempio, è stato quello della scarpa che viene a scoprire di essere in un certo senso tradita dal tacchetto. E allora qui ci sono i tacchetti in fila in bagno e qui c'è tipo una frasettina che dice: ma perché ci mette tanto? Semplice, lei stasera esce, come dire, insomma, e noi rimaniamo a casa come dei fessi. Qui addirittura la scarpa che finisce su il telegiornale perché combinato qualcosa, qui stessa roba ma da un altro punto di vista. Qui invece leggono il giornale, i tacchetti, scoprono che la scarpa si è fatta arrestare perché è andata in giro a far casino. Ok? E questo è un altro filone che ho sviluppato in una certa maniera. Un altro filone che era stato sviluppato era l'idea che la scarpa, che il tacchetto si sente un po' lasciato da solo e va un po' in depressione. Allora, qui abbiamo il tacchetto che è diventato un couch potato, che rimane seduto sulla poltrona a guardare le telenovelas. Qui abbiamo il tacchetto che rimane a casa a fare un po' di attività fisica. Qui abbiamo il tacchetto che va a letto presto per
perché domani è la partita, ma la scatola fuori a divertirsi, quindi poi tappe le orecchie, la pezza per coprire gli occhi. Qui il tacchetto che rimane a casa a fare il tacchino. Qui abbiamo il tacchetto che rimane a casa a giocare al solitario. E qui, diciamo, c'era una specie di riassunto di questi tacchetti che si rimangono a casa, forse era una campagna che in realtà poteva anche starci come idea, che era tipo realizzata a mo' di finestra sul cortile, dove c'erano tutti i vari tacchetti che rimanevano a casa sulla finestra, c'era l'unica finestra chiusa con il colore della scarpa, ok, per richiamare, per dire che ok, c'è una finestra chiusa, vuol dire che qualcuno è uscito, ok, che poteva essere anche una bella idea in realtà da sviluppare. Alcuni, sul sempre tema della depressione del tacchetto, andavano un po' più sull'estremo, quindi il suicidio, che era veramente un po' tanto. Quindi il tacchetto si picca con un bigliettino, bitch, per insultare la sua traditrice, diciamo così. Qui il tacchetto che si dà all'alcol, qui il tacchetto che si spara, qui il tacchetto che si fa una overdose di pastiglie. Ok? E questo è stato un po' la raccolta fatta di queste campagne, diciamo così. Ne è stata poi fatta una selezione, cioè alcune magari erano troppo estreme, alcune magari non ci interessavano come filone. Quello che, diciamo, ha suscitato più interesse era il filone della scarpa un po' depressa, diciamo un po' moderato, quindi abbiamo tenuto la scarpa che rimane a casa, guarda che non verso, guarda la scarpa che fa il solitario, la scarpa che si ubriaca. Quindi quelli sono stati i temi che sono stati poi selezionati. Di fatto, poi, qual è stato poi il gioco? Andiamo a aprire il PDF, la realizzazione delle nostre campagne. Allora, la campagna è diventata poi questa cosa qua. Questa è stata la presentazione che alla fine abbiamo realizzato. Quindi, all'inizio, eccoci qui, era il pannello, diciamo così, di apertura della copertina, e queste sono le campagne che poi di fatto abbiamo realizzato. Abbiamo, per realizzarle, ci siamo costruiti questi pupazzi che poi abbiamo implementato con la grafica digitale e abbiamo fatto degli scatti fotografici per appunto andarli a completare. Quindi la realizzazione ha avuto anche una certa parte di manualità, diciamo così. Il claim alla fine è diventato stud not need, quindi il tacchetto non serve più, ok, studs not need, e vedete qui non è stato altro questione di sviluppare una parte esecutiva. Sapevamo cosa dovevamo realizzare visivamente, dovevamo capire esecutivamente come potevamo realizzarlo, giusto per toglierci la curiosità. Attivo un attimo il video, perché poi uno l'ho tenuto per ricordo. Vediamo un attimo il video, così vi fate un'idea. Questo l'ho tenuto un po' per ricordo, ok? Ci siamo ricreati proprio questi tacchetti usando dei barattoli, cercando di metterli insieme. Vedete che esecutivamente abbiamo tentato anche la strada di disegnare occhi e bocca a mano, ok? Poi abbiamo scelto alla fine che era forse un po' troppo un po' troppo cattivo. Come realizzazione, perché mi hanno detto ma sta la Umbra alla fine è una marca un po' fighetta, quindi meglio una cosa un po' più soft, e quindi abbiamo deciso di realizzare occhi e bocca con la grafica Illustrator per rendere la cosa un po' più soft, ok? Di qui attenzione che poi si è sviluppato tutto il resto, poi dopo lo andremo ad affrontare, adesso farò un video a parte perché non voglio rendere questo video troppo lungo. La campagna è andata avanti, nel senso che visto che era un open ADV, dovevamo anche pensare a altre cose, tipo non so, il gadget, il packaging della scatola e eventuali gadget. E qui c'era l'idea appunto di fare questo qui, il gadgettino, il tacchetto depresso attaccato alla scarpa e così via. La guerriglia marketing, che erano diventati questa specie di panettone da piazzare in giro per la strada, ok? Quindi c'era tutta una campagna integrata che girava intorno sempre allo stesso concetto. Il tutto però partiva appunto da questa serie di RAF che sono stati realizzati. Quindi rifaccio vedere lo screen che abbiamo
che vi ho riportato. L'ho chiuso inavvertitamente, quindi lo riapriamo. Eccolo qui. Tutto partito da questa serie di schizzi che abbiamo realizzato. Sono state buttate giù tante idee, senza troppo neanche preoccuparsi del lato esecutivo, cioè non badate troppo al fatto che forse io, dopo qualche annetto che disegno, magari alcune cose mi vengono ancora abbastanza benino. Non badate a questo, preoccupatevi più che altro del fatto dell'importanza di buttare giù un'idea. Ok? Questo è il significato di buttare giù dei rough e cercare di accostarci anche dei claim o headline, come li vogliamo chiamare. Questo è tutto, direi che è sufficiente quello che vi ho detto. Buona giornata.